a un certo punto che sono più che i tuoi successi, sono i tuoi sbagli a creare la persona che sei, sono, non è il modo in cui hai vinto, è il modo in cui hai perso, e non è cadere, è rialzarsi, no? Questo è quello che poi ti dà la forza, ti dà lo scudo, ti dà i punti esperienza, visto che stiamo parlando. La vita è questa, esatto. E quindi essere arrivato a questo punto, a questa realizzazione, uno non se ne frega più di niente, scrive tutto, soprattutto le parti divertenti. Cioè, quando, cioè, nel libro c'è tutta una parte che ho ridotto a un capitolo, cioè la parte in cui lavoravo prima di potermi mantenere con la musica, e di tutti quegli anni ci sono stati dei momenti di vessazione al lavoro, però ho voluto raccontare solo un episodio che è una tremenda colica che mi è venuta mentre andavo al lavoro. È una storia epica, perché secondo me è una storia che io dico ancora epica, una grande epica, come il Signore degli Anelli, perché, cioè, praticamente io dovevo andare a lavorare da Colonia Monzese ad Arcore, che è una cittadina famosa appunto perché ci lavoravo io, no? Dovevo andare da Colonia Monzese ad Arcore, e lì in macchina sono tipo 20 minuti. Però mio papà non mi voleva accompagnare, quindi la mattina devo svegliarmi alle 6, prendere un pullman sotto casa mia, andare a Cologno, prendere la metro che mi portasse in Garibaldi, da Garibaldi tornare ad Arcore farmi 2 chilometri a piedi fino all'azienda tessile dove lavoravo io. Praticamente mi è venuta una colica sul primo pullman. Sono riuscito, poi vabbè, questa è la parte secondo me più bella del libro, perché si spiega alla fine, no? Dice, il lavoro faceva cagare, e praticamente descrive tutta la mia saga, perché erano gli anni 80, fine anni 80, e non c'erano bagni alla stazione Garibaldi, figuriamoci i negozi, non c'erano i bagni, non c'erano i bagni sul treno pendolare, di come sono riuscito ad arrivare. Ho sofferto tantissimo, ci sono arrivato anche perché io sono di Cologno, come te in questo caso, e ho presentissimo tutti gli sbagli che bisogna fare per muoversi. Tanto per dire che in questo libro c'è anche storie di merda, ecco. Però appunto, uno non descrive queste cose se vuole fare il figo, capisci? Parli di quando il boss ti ha trattato male, o di quando pensavano fossi uno skinhead perché mi tagliavo i capelli corti, e in realtà io stavo iniziando a perdere i capelli ed ero in paranoia, allora provai a rasarmi, capito? Cioè, e di quando mi facevano fare gli orari lunghi e non pagavano, capisci? Tutte queste cose, ho preferito raccontare questa roba perché c'è un po' quest'area di combattiamo la sfiga, perché alla fine si tratta sempre di sfiga, capito? E la sfiga va combattuta come? Divertendosi, no? Prendendola sul ridere, soprattutto è quello che poi ti avvicina anche molto di più al pubblico, che può medesimarsi in quelle che sono alcune situazioni quotidiane in cui tutti ci troviamo, e dire è successo anche a Gigliazzo, però che mi scappano ad andare in bagno. No, così penso che non sia successo. No, così è un capitolo molto interessante che ovviamente consigliamo di leggere come ci siamo divertiti, però no, per come no, che pensassero che lì.